Eccoci, è uscito il mio primo libro, podcast, Il nuovo rinascimento dell'audio. È un libro che serve ad un autore che vuole conoscere il mondo del podcast, il fenomeno podcast, oppure vuole iniziare a fare podcast. Ho provato a scrivere un libro che io stessa avrei voluto leggere all'inizio, quando ho iniziato a fare podcast. Insomma, vederlo poi fisicamente così di carta è una bella sensazione. Io che sono abituata a fare cose online, a fare video, podcast, tutta roba virtuale, vedere qualcosa di fisico e insomma è emozionante. Poi è bello l'odore della carta, insomma. Il libro lo trovate in tutte le librerie, tendenzialmente tutte le librerie dovrebbero averlo, poi ha avuto una buona tiratura iniziale, mi sembra che sia piaciuto, che abbia preso bene, e quindi se non lo trovate potete tranquillamente ordinarlo oppure acquistarlo negli store online da Amazon, a tutti gli altri, insomma. E sono emozionato, sono contento. Qua in Abruzzo, dove mi trovo, ne hanno parlato tutti i giornali locali. Guardate qua, insomma, tutti ne hanno parlato, anche perché io lo presento qui. Sarò il 27 agosto a Teramo, a Parco Fluviale, all'interno della manifestazione Teramo Natura Indomita, che è un posto fighissimo, bellissimo, il festival estivo di Teramo. Guardate, vi faccio vedere. Allora, sono in Ava Scoperta al Teramo Natura Indomita, che è l'evento, il primo evento che faccio per presentare il mio libro, e sarò su questo palco e poi la gente potrà mangiare qui, guardate, tipo da rockstar, gli arrosticini. Ora poi mi chiamano per gli altri. Rostelle Podcast. Ma che figata che presento il libro qua! Cioè, per la prima del libro sto a questo evento qua a Teramo, dove si mangiano gli arrosticini, si beve birra e poi ci sta la presentazione mia sul palco di dietro, che non è proprio qua dietro, è dietro. Cioè, questo è l'evento Natura Indomita. Io farò un intervento, sì, senza dubbio per presentare il podcast, ma sarà un intervento dedicato a donne e podcast. Insomma, ci sono un sacco di donne, da Michelle Obama a Demi Moore, che fanno podcast, a Michela Murgia. Mi sembra molto bello parlarne. E poi il giorno dopo, il 28, farò una vera e propria presentazione del libro a Giulianova, la sera, a Palazzo Cursal, che è uno dei palazzi del comune di Giulianova, tra i più belli appunto di questa città sul mare, in provincia di Teramo, che è il luogo dove io da piccolo andavo al mare. Lì ho presente il libro, poi ci saranno tutte le sedie, e lì ci sta il lungomare, c'è tutto il lungomare fino a giù in fondo. Adesso io lo presenterò e per me è un'occasione, insomma, per portare questo argomento dei podcast, questo argomento qui che magari ad oggi lo conoscono quasi soprattutto i tecnici, portarlo anche in ambienti che normalmente non sono proprio lì addentro al tema dei podcast, ed è un modo, insomma, per fare divulgazione. E adesso vediamo, insomma, come andrà, insomma, se vi piace leggetelo, fatemi sapere, spero che vi torni utile. Io ce l'ho messa tutta, insomma, ci ho messo 40 anni per scrivere questo libro e un anno proprio che fisicamente sto lì a scriverlo. L'ho riscritto un sacco di volte per provare a fare qualcosa di che rimanga per sempre, e la sensazione di avere questo libro è proprio una sensazione di che rimanga per sempre. Io, vedete, ho già preso tutti i miei appuntini per gli eventi dove vado e niente, noi ci vediamo adesso presto, vi tengo aggiornati, insomma, sulla presentazione del libro. Ho fatto un sito www.podcastlibro.com dove vi tengo aggiornati sugli eventi, sulle iniziative rivolte al libro. Vi saluto, ci vediamo presto, ciao!